Buonasera, oggi andiamo a mangiare fuori, ci siamo trovati in un posto dove fanno le gare canine. Carine. Carine queste gare canine. È vero, questa è la puzza di cane bagnata allora. Mamma mia, No, ma questi sono i piedi che lì che stanno facendo campeggio però, eh. Questi sono i piedi da campeggio, guarda qua. Holy shit! Tutti i cani qua, che puzza! Catroia! Chissà se sarà buono questo qua. Se non sarà buono, la colpa sarà di una sola persona. Ovvero? Tip advisor. Nossa! È arrivato il cibo. Non ho capito dove ti togli. Buon appetito. Buon appetito. Siamo da Sexy Cat. Foto. Yes. E dopo aver divorato l'intero wrap, aver fatto una bella foto record, siamo andati verso il centro cercando un po' di movida. Abbiamo visto la fontana sarà mostra d'oltremare. Questa è la promenade. Ma si gioca a carte. Tutto a posto. Hai vinto? Sì. Non devo fare pure le corte. Le corte. E io che scrivere? Pippo. 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 Baudo. Baudo. Ferma, ferma. Ferma. Verde, stavo qua il verde. Ferma. Dov'è il Pippo Baudo? No, facciamo schifo. 10 secondi, 2 secondi. Test del tè frutti di bosco, fusti, sparato. Odore? Io ho già assaggiato, buono. Frutti di bosco. Ok. Consistenza? Sapore del tè ai frutti di bosco. Gota? È deciso. Gli è piaciuto. Ci sta. 8, 8, buono, eh? Beh, ve l'acquisto. Buonasera! Buonasera! Buonasera a tutti! Stai seguendo un marmotto, no? Andiamo là! Scusateci! Che è successo? Serrateci! Serrateci, sorry! Vai! Vai, vai, vai! Eccolo, eccolo, lui! Oh, 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 oh! Slavian! Oh, cazzo, mi sa dove c'era la bottiglia questo! Che ha fatto? Sognomo! Grosso! Dove c'era la bottiglia, secondo te? Oddio, oddio! Oddio! Questo ci tappo? Open the tappo. Open the tap, please. Thank you. Sorry for the please. Sorry. No. Ma di che stiamo parlando? No. Allora, mi sono dimenticato di dire please, e quindi sorry for the please. Personaggio. Raga, davvero un personaggio. Fighi. Sono amica di dice sorry for the please. Simo deve passare. Questo è molto piacevole. Sembra quasi un brizzo. No, è bellissimo. Ci sta un piccolo problema. Noi non capiamo perché in questa città e dintorni ci stanno persone come questo elemento qua dietro che vanno nei cassonetti e pigliano la roba della monnezza. Ma disperatamente. Disperatamente. Cioè, alcune e bottiglie. Allora, in alcuni paesi, anche europei, ogni bottiglia che tu ricicli di plastica esistono delle macchinette apposite che tu metti la bottiglia e ti danno 10 centesimi. Ecco. Ma puoi mai campare così? 10 centesimi a volta.
Vieni cercando in un nizzo. Ma ci saranno i tizi che veramente prendono la spazzatura e la raccolgono o non c'è bisogno perché fanno tutto loro? I netturbini, ma secondo me guarda, non esiste qua.